Abbiamo deciso di mostrare il nostro disappunto con il sottosegretario Mantica per le sue espressioni in confronto al nostro Consiglio Generale e abbiamo deciso all'inizio del suo intervento di ritirarci pacificamente nel rispetto, però mostrando un disappunto perché riteniamo che non può essere la persona presupposta a essere il nostro interlocutore chi faccia questo tipo di affermazione sul nostro Consiglio Generale. È stata una reazione forte del CGIE che quando il sottosegretario Mantica ha iniziato a parlare, nella quasi totalità è uscita in segno di protesta. In segno di protesta perché? Perché intanto ci sono il sottosegretario Mantica in commissione riunita esteri e affari costituzionali ha fatto delle dichiarazioni francamente inaccettabili, a parte la volgarità di quando ha detto che essendo lui un appassionato delle Panzer Division sarebbe passato sul cadavere di Carozza. Si legge Carozza, si scrive Carozza ma si legge CGIE, ma ha detto una cosa gravissima, ha detto che a suo modo di vedere Comites e CGIE sono organismi antiquati e ormai del tutto inservibili. A questo punto precludendo ogni forma di dialogo possibile. Come si può dialogare con uno che dice tu sei inservibile e ti voglio eliminare? A questo si è aggiunto che venerdì scorso al Consiglio dei Ministri è stato presentato un decreto col quale si rinviano tout court le elezioni dei Comites e quindi poi del CGIE fino al 31 dicembre 2012. Dico, siamo già in regime di prorogazio di un anno, quindi 3 anni di prorogazio sui 5 possibili. La scusa è che ci deve essere prima una riforma anche del sistema elettorale dei Comites. È come se si dicesse in Italia ci vuole la riforma del sistema elettorale per cui non voteremo finché non ci sarà questa riforma, 2, 3, 4, 5 anni, del tutto inaccettabile. Questa forma di protesta che denota anche una certa disperazione, perché come fa il CGIE andare avanti come se niente fosse quando non ha un interlocutore del governo? Alla luce di questo stiamo ora questi giorni discutendo appunto come procedere, perché non possiamo, ripeto, procedere come se nulla fosse accaduto. Dovremo trovare delle forme intanto per far capire all'opinione pubblica, alla nostra opinione pubblica degli italiani all'estero, che da parte nostra non c'è nessunissima volontà di mantenere il poltrone, anzi vogliamo andarcene, vogliamo che ci siano le elezioni e vengano. E secondo, dovremo spiegare sul territorio, perché i Comites veramente, come ha detto qualcuno, non di inerzia, ma non di inedia, ma di inerzia moriranno. E questo sarebbe soltanto la prima fase, perché è ovvio, è un'ovvietà che non andrebbe neanche detta, che una volta eliminati i Comites, una volta eliminati i CGIE, c'è stato recentemente, nei giorni scorsi, il congresso della FUSIE, dove qualcuno ha detto che il sottosegretario Bonaiuti avrebbe detto che sì, non lamentatevi che i fondi per la stampa italiana all'estero sono dimezzati, perché molto presto saranno azzerati. Quindi niente Comite, niente CGIE, niente stampa italiana all'estero, ma è ovvio che il prossimo sarà la rappresentanza parlamentare. È molto triste vedere che si è verificato questo scollamento tra il rappresentante del governo con delega per gli italiani all'estero e il Consiglio Generale, i Comites e anche probabilmente gli stessi parlamentari eletti all'estero. Questo scollamento che è in assoluto contrasto, per esempio, a quello che è stato il messaggio sia del Presidente del Consiglio che del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Gianni Letta, alla riunione della conferenza Stato-Regioni, Provincia Autonoma CGIE a dicembre. Il discorso molto semplice è questo: l'Italia ha bisogno degli italiani all'estero? La risposta è sì. L'Italia può continuare ad avere un rapporto serio con gli italiani all'estero comportandosi in questo modo? La risposta è no.
Il Comites e il CGIE sono le due rappresentanze di base che il mondo ci sta copiando, che l'Europa sta copiando, che il Messico, che l'India, che altri paesi emergenti con grosse economie stanno copiando, perché hanno compreso il valore aggiunto per l'internazionalizzazione delle proprie nazioni. E l'Italia, che è stata l'antesignana di questo movimento e di questa costruzione encomiabile, come al solito sta distruggendo se stessa, distruggendo le sue creazioni intelligenti. Allora, oggi è stata una riunione complicata. Il senatore Mantica ha ribadito il comportamento che tiene fra due anni. Finge di essere contro il CGIE, ma in realtà è contro gli italiani all'estero. Il CGIE ha fatto in questo periodo il suo lavoro nei limiti delle sue competenze. Mantica e il governo italiano hanno tagliato le spese per gli italiani all'estero, l'assistenza, la lingua e cultura, hanno tagliato il numero dei consolati, non hanno riorganizzato i servizi. E quindi gli italiani all'estero, con la finanziaria che verrà approvata alla fine di quest'anno, avranno le principali voci del bilancio a loro dedicate tagliate almeno del 50%. Mica dice il CGIE resiste, io passerò se necessario sui cadaveri. Io voglio dire che questo linguaggio d'annunziano non fa onore a chi lo utilizza, però detto questo in realtà non passa sul cadavere del CGIE o dei singoli consiglieri, passa sul cadavere degli italiani all'estero, per i quali prevede una riduzione sostanziale della loro possibilità di organizzarsi e di eleggersi la rappresentanza. Mantica dice che qualcuno teme di sottoporsi al voto. In realtà lui proprio in questa settimana ha sostenuto un decreto legge che rinvia di due anni le elezioni dei comites. Che coerenza c'è in questo comportamento? In realtà dietro questo rinvio c'è la paura di presentarsi alle elezioni dei comites senza le carte in regola, senza avere fatto nulla se non tagli, tagli, tagli che colpiscono la condizione degli italiani all'estero, la condizione degli oriundi, l'interesse dell'Italia ad essere con la propria presenza di emigrazione nei paesi d'accoglienza un grande strumento di promozione culturale, sociale, economica. Ma c'è una situazione che in poche parole si può inquadrare dentro questo quadro. È in crisi la rappresentanza, il concetto di democrazia partecipata. Gli italiani all'estero, attraverso i comites e poi attraverso i CGIE, esprimono un'esigenza, un bisogno di partecipazione per la costruzione di una democrazia collegiale che dia risposta ai veri bisogni della persona, con questi provvedimenti che non sono unici ma stanno dentro una strategia, dentro una cultura. Si rischia di far venir meno il concetto di partecipazione da parte di un cittadino alla vita democratica del paese, oggi a rischio anche dentro i processi di globalizzazione, che potrebbero garantire invece attraverso la partecipazione di bloccare in qualche modo anche quei problemi che mettono in crisi i processi di globalizzazione. Come uscirne? Qui è un problema culturale. E da questo punto di vista ritorna ad una sua centralità i valori dell'associazionismo.